Buongiorno ragazzi, in questo video ho pensato di portarvi un unboxing, se si può definire tale, degli acquisti della settimana. Volevo precisare che non c'è nessuna collaborazione o sponsorizzazione, sono solo praticamente i miei acquisti della settimana. Detto ciò, partiamo con il video. Buona visione. Partirei con il primo acquisto. Ragazzi, io quando l'ho visto questo qua, ho detto no, oddio, cioè questo qua deve essere mio, cioè al 100%. Si tratta del DVD della famiglia Addams, ma mi ha veramente fatto impazzire di gioia. Ci vediamo tra poco con il secondo acquisto. Il secondo acquisto è stato praticamente governato dalla mia praticamente passione per i film di Tim Burton, e vi lascio immaginare un secondo che vi giro così vedete l'acquisto. Questo ragazzi è il secondo acquisto. Tra poco urlavo. Cioè, i dettagli. No, vabbè, non ci sono parole. Per ora ragazzi, all'interno della collezione siamo arrivati a 7 film, ovviamente in DVD, e piano piano comunque si recuperano, piano piano. Restando sempre in tema di figures, ho praticamente trovato questa figures, che è la figures praticamente di Misa, di Death Note, e praticamente vi dico solo che quando l'ho vista stavo per urlare, che poi vabbè, non ho urlato, perché ovviamente all'interno del negozio non potevo urlare, però la reazione era quella. Praticamente vi giro un secondo la telecamera così riuscite a vederla. Cioè, ragazzi, anche qua non ho parole su quanto dettagliato sia, veramente figus fantastica, veramente bellissima, uno dei personaggi che mi piace veramente di più all'interno della saga. Il terzo acquisto della settimana poi è stato il quarto numero delle DVD edizione integrale di Naruto, ovviamente, e vi posso far vedere anche alcune cose, ad esempio il poster che danno con ogni uscita. Ve lo faccio vedere un secondo che lo apro. Non so se prendo via. Comunque io un domani ho intenzione di praticamente, infatti sto tenendo dentro ai vari cofanetti, perché un domani ho intenzione proprio di incorniciarli, quindi farli diventare proprio dei veri e propri quadretti, e secondo me potrebbe venire una cosa molto molto carina anche a livello visivo, soprattutto con magari un arredamento orientale, che la cosa non mi dispiace. E poi
come quarto acquisto della settimana abbiamo il terzo numero della saga Fairy Tail manga, che sì ragazzi, mi dispiace per quelli che non gli piace, però amo il mondo manga. E niente, se non l'avete mai letto ve lo consiglio, perché è molto molto bello. Niente, questi sono stati i miei acquisti della settimana.